Allora, in questo video volevo parlarvi dei metodi che utilizzo per combattere la cellulite. Non l'ho ancora sconfitta, ahimè, però ci stiamo lavorando. Comunque, in questo video appunto volevo parlarvi dei prodotti che sto utilizzando, di quello che sto facendo per combattere la cellulite. Inizio con il consiglio più sentito della storia dei consigli per quanto riguarda il benessere e le diete. Bere tanto, bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Ok, questo lo sappiamo tutti, però io voglio rivolgermi alle ragazze come me che hanno problemi a bere. Io non ho lo stimolo della sete, io sono l'equivalente umana di un dromedario. E ho trovato alcuni metodi per bere almeno un 1,5 litri di acqua al giorno. Ho comprato in farmacia una specie di concentrato di erbe. Io ho preso questo qui che si chiama Physiodure e è un concentrato di una decine e decine di erbe varie ed eventuali e, che si diluisce in acqua. Mi preparo la mia bella bottiglia, disciolgo un misurino di questo Physiodure all'interno di 1 litro d'acqua e riesco a berlo tutto durante l'intera giornata. A volte lo finisco anche prima e sicuramente mi aiuta tantissimo a bere. Io ho provato vari trucchetti, come quello di portare sempre una bottiglietta d'acqua in borsa oppure di avere sempre a portata di mano una bottiglia d'acqua. In realtà con me non funzionano. In questo modo, cioè avendo una bottiglia di acqua colorata e avendola praticamente in vari momenti della giornata proprio di fronte, riesco a bere. Io ho difficoltà proprio ad ingerire l'acqua. Se io bevo più di un bicchiere di acqua, ho una sorta di nausea, non riesco proprio, cioè il mio stomaco ha una sorta di repulsione. Anche questo ha un sapore leggermente dolciastro, c'è un dolcificante, avrei preferito fosse completamente senza sapore, cioè senza zucchero, perché c'è il sucralosio. Non so se è tipo l'aspartame oppure uno zucchero naturale. Lo stesso discorso si può fare con gli infusi, le tisane, quelle che possono essere preparate e bevute fredde. Io ho questa che è della marca Fior di Loto, si chiama, vabbè, una tisana drenante a base di tè verde, filipendola fin e finocchio e c'è anche la menta. Solitamente questa la prendo prima di andare a dormire, anche se preferisco il finocchio prima di andare a dormire. Comunque, si può preparare anche un litro, non so, una caraffa di tisana e poi berla fredda durante tutto il giorno. Se avete come me dei problemi proprio di ingerire l'acqua e non avete lo stimolo della sete, questa può essere una modalità per riuscire a bere sicuramente di più. Come funziona? Altrimenti ci sono penso decine e decine di preparati con erbe varie ed eventuali, ma anche il tè verde va benissimo, oppure anche il fit tea. Io dovrei avere una confezione di Fit Tea, me l'avevano spedita qualche tempo fa, però poi durante il trasloco l'ho persa, quindi penso di essere l'unica blogger che ha la confezione di Fit Tea in tonsa e chissà dove, tra l'altro. Il secondo consiglio è fare dell'attività fisica e camminare. Ve lo dice una che praticamente fino a boh, qualche mese fa era una larva, io non ho mai fatto niente, non ho fatto niente per anni. Però a settembre-ottobre scorso mi sono iscritta in palestra dopo, non so, un tempo imbarazzante. E, ho frequentato alcuni corsi, tra cui walking e body pump. Però ho deciso che la mia strada è lo yoga. Ho iniziato appunto a frequentare il corso di yoga, mi sono appassionata sempre di più, la mia insegnante è fantastica, e perché ho scoperto che il classico corso cardio in palestra con molte persone, con l'insegnante che parla ad alta voce, che ti motiva, la musica a palla, non fa assolutamente per me. Mi fa una sorta di effetto contrario, io mi snervo, mi stresso, a livello fisico avevo comunque sviluppato
iniziato a sviluppare perlomeno un po' di prestanza, però a livello proprio di a livello mentale mi risultava pesante. Non, i corsi classici in palestra non fanno assolutamente per me, mentre invece con lo yoga ho trovato praticamente la mia dimensione. Io faccio yoga dinamico, facciamo anche delle posizioni abbastanza mediamente difficili. E mi piace tantissimo. Mi piace il fatto dello sviluppare la concentrazione, del concentrarsi appunto sul proprio respiro, l'equilibrio. Si usano i muscoli perché abbiamo provato delle posizioni in cui gli addominali erano fondamentali e anche persone molto palestrate, persone che vanno in palestra tutti i giorni, non sono riuscite ad utilizzare gli addominali nel modo giusto. Quindi è una disciplina che coinvolge praticamente tutto il corpo ed è bellissima. E poi, come ogni tipo di attività, alla lunga si vedono i risultati. Delle posizioni che per me all'inizio sembravano praticamente impossibili da realizzare, adesso sono, non dico semplici, però riesco a farle molto più semplicemente, molto più speditamente. Ho iniziato anche a fare Kaila, sono alla seconda settimana perché volevo integrare qualcosa di cardio, però Kaila la faccio a casa, con i miei tempi, da sola. È un allenamento molto molto intenso. Io la prima lezione credevo di vomitare, però secondo me funziona. Poi vi farò sapere magari, però secondo me funziona e appunto volevo bilanciare queste due tipologie di attività. Un'altra cosa che voglio consigliarvi è quella di camminare tanto, camminare il più possibile. Con questo non voglio dire di cioè di andare a camminare magari dopo una giornata lavorativa, dopo una giornata stressante, bensì di inserire un tragitto a piedi all'interno della vostra routine quotidiana, cioè arrivare in un posto a piedi, arrivare al lavoro a piedi, oppure scendere, se prendete i mezzi, scendere 3 o 4 fermate prima di casa vostra, o andare a fare la spesa a piedi nel supermercato più distante, insomma, di inserire nella routine quotidiana appunto un determinato tragitto a piedi. Quindi questo secondo me è diverso dal tornare a casa magari stanchi e stressati, cambiarsi e uscire di nuovo per fare una passeggiata. Secondo me è più psicologicamente accettabile andare a piedi in un posto, raggiungere un posto a piedi invece che con la macchina o con un mezzo oppure in un altro modo. Dopo i primissimi giorni in cui le distanze vi sembreranno incolmabili, vi renderete conto che i posti sono più vicini di quello che pensavate. Io, ad esempio, cosa faccio? Spesso vado e torno dalla palestra a piedi. La palestra dista all'incirca 2,5 km da casa mia, quindi io quando posso, lo faccio il più spesso possibile, vado e torno, quindi sono già 5 km. Faccio un'ora di attività e quindi non mi pesa farlo e vi dico la verità, non c'è neanche tutto questo dispendio di tempo. Magari uno pensa, Madonna, adesso devo arrivare lì a piedi, ci metterò mezz'ora. In realtà, non è propriamente vero. La camminata veloce è molto appunto spedita. Con la camminata veloce si arriva praticamente in fretta. Io ho calcolato che la mia camminata veloce è all'incirca i 5-6 km all'ora, quindi in mezz'ora, no, in meno di mezz'ora riesco a fare. No, arrivo in palestra in 20 minuti scarsi e sono all'incirca, sì, 2,5 km, quindi sì, sono 6 km all'ora. Passati i primissimi giorni di panico, probabilmente vi sembrerà tutto, tutto molto più semplice. Poi veniamo ai prodotti che utilizzo. Io faccio i fanghi, utilizzo uno scrub e poi ovviamente la crema anticellulite. Iniziamo con una carrellata di prodotti Geomar che non mi sono stati inviati, anche se sinceramente mi farebbe piacere perché li compro ogni anno e mi ci trovo sempre bene. Il fango che utilizzo è questo classico Geomar, il fango d'alga oceanica che ormai compro praticamente ogni anno. Io li faccio 3 volte a settimana, e li tengo in posa mezz'ora con ovviamente la pellicola.
chili di pellicola. No, li applico dai glutei fino al ginocchio e poi appunto mi avvolgo nella pellicola e li tengo mezz'ora e poi sciacquo. Ho questo normale, questa è la terza confezione, però ho comprato anche per provare il fango all'argilla bianca. In realtà questo ha una posa di 10-15 minuti e un effetto fresco. Secondo me, non lo so, ora che lo leggo non sono propriamente convinta, però ora l'ho comprato e lo proverò, magari vi faccio sapere, perché appunto volevo provarli. Poi, dopo aver tenuto in posa i fanghi, vado sotto la doccia, li sciacquo e faccio lo scrub. Come scrub utilizzo sempre questo di Jaumar, il Talasso Scrub, famosissimo. Questa volta ho comprato quello rimodellante. Io solitamente li alterno. Compro una volta quello classico e una volta quello rimodellante. Mi piacciono entrambi. Qui c'è la caffeina. Se non volete prendere uno scrub per il corpo, potete tranquillamente anche fare lo scrub con la polvere di caffè, che lo stesso va ad attaccare la cellulite ed è molto efficace contro la cellulite, la buccia d'arancia. Appunto, sciacquo i fanghi, faccio un bello scrub con un bel massaggio e poi mi lavo normalmente. Quando esco dalla doccia metto la crema anticellulite. Io per la crema anticellulite non spendo mai molto perché è praticamente l'ultimo step, l'ultimo stadio. La crema fondamentalmente è lo strato superficiale e quindi non mi va di spenderci granché. Diciamo che il lavoro contro la cellulite è viene ben prima della crema. Come crema utilizzo molto spesso, perché la compro ormai da qualche anno, questa sempre di Jaumar, in gel effetto drenante. Mi piace tantissimo. Questa qui la utilizzo anche d'estate. Una volta sciacquati i fanghi, dopo la doccia, la parte in cui ho applicato i fanghi è comunque molto calda e lievemente arrossata, e quindi mi piace applicare questa crema effetto freddo per fare una sorta di shock termico. E poi la utilizzo anche d'estate perché ho un problema di gambe pesanti. D'estate soffro un po', mi sento appunto le gambe pesanti e questa mi aiuta molto a sentirle più leggere, a rinfrescarle, e mi piace moltissimo. E infatti poi non unge, non è appiccicosa, si assorbe rapidamente. E boh, ve la consiglio, sono tutti prodotti che costano anche meno di 10 euro. Io questa la pago 8 euro e anche i fanghi tra gli 8 e i 10 euro, dipende un po' da dove li comprate. Comunque, sono tutti prodotti che ho testato per anni praticamente e con cui mi trovo benissimo. E niente, quindi questo è quello che faccio io per la cellulite. È una routine molto semplice, molto basic, però ecco, ho introdotto l'attività fisica che non facevo mai, il fatto di sforzarmi di bere più acqua e appunto ho introdotto anche qualche tisana drenante, dei prodotti drenanti che comunque aiutano. Scrivetemi nei commenti se avete altri suggerimenti, altri prodotti che avete trovato particolarmente efficaci o dei trucchetti, perché sono sempre, insomma, i consigli sono sempre ben accetti. Io spero che questo video possa essere di spunto per qualcuno, soprattutto se come me bevete poco e siete delle larve, non avete voglia di fare niente. Se ho trovato la voglia di andare in palestra io, vuol dire che chiunque può farcela. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un bacio grande.